Non durerà a lungo. Lo spaventeresti? Ma dov'eri? Eccoti qua. Preso. Oh, cavolo. Come fai a essere ancora vivo?
Daniela! Uscite! Neila! Vogliamo solo parlare. Se ti muovi te ne infilo una dritta in mezzo agli occhi. Idem per il ragazzino. Che cosa volete? Mi chiamo David. E questo è il mio amico James. C'è un gruppo più grande, con donne e bambini. Tutti molto, molto affamati. Anch'io. Donne e bambini. Tutti molto affamati. Beh, potremmo fare uno scambio per un po' di carne. Che vi serve? Armi, munizioni, vestiti. Medicine. Avete degli antibiotici? Ne abbiamo. All'accampamento. Se vuoi puoi seguirci. Non vi seguo da nessuna parte. Il ragazzino va a prenderli. Torna con ciò che mi serve. E il cervo è tutto vostro. Se arriva qualcun altro. Me ne infili una dritta in mezzo agli occhi. Perspicace. Due boccette di penicillina e una siringa. Sbrigati. Vai, su. Quel fucile lo prendo io. Certo. Indietro. Ci metterà un po'. Ti spiace se ci ripariamo dal freddo? Porta anche quello. Ecco. Sai, non dovresti andare in giro da sola. Non amo la compagnia. Capisco. Come ti chiami? Perché? Senti, so bene che non è facile fidarsi di due sconosciuti. Chiunque sia il ferito, si vede che ci tieni. Sono certo che andrà tutto bene. Mi spiace. Ok, ora potrai riavere il fucile. No, hai la pistola. Spero tu sappia come usarlo. Ho fatto un po' di pratica. Dobbiamo tenerlo fuori. Qui non c'è niente. Ce ne sono un sacco, vengono verso di noi. Già, li vedo! Infetti all'interno! Preso. Sì. Ah!
messo piede. Grandioso! Via libera! Di qua! Ti seguo. Come stai? Non preoccuparti per me. Ok, resta vicina e guarda dove cammini. Ehi, piccola, stai bene? Sto bene. Altri clicker. Usciamo da qui! Bene? Eccoti! Forza, la porta è di qua! Per un pelo. Dobbiamo arrivare lassù. Là, quella scala fa il caso nostro. Aiutami a salire. Ok, pronta? Occhio. Ok, fai in fretta e stai attenta a quei mostri. Lo so! Forza.
questa parte. Forza, piccola. Oltre questa porta. Ci serve una via d'uscita. Ma davvero? Cerca di moderare i tempi. Va bene, vecchio. Sembra che qualcuno li abbia già sfidato e li abbia perso. Ah, cielo. Li stavo cercando, questi ragazzi. Non importa, tu prendigli le compagnie. Io cerco un'uscita. Ti ha perso forse qualcosa di utile. Vedi niente? Quindi che facciamo? Difendiamo la zona. Ci sono altre opzioni? Lasciami! Yeah!
fatta? Già uccisi tutti. Non essere così delusa. Più che delusa, sorpresa. Controllo il ponte. Ascolta. Niente infetti. Niente infetti. Che ti dicevo? Bene. Torniamo indietro e controlliamo il cervo. Te la sei cavata piuttosto bene là fuori. Direi che siamo un'ottima squadra. È solo fortuna. Fortuna? No, no. Questa non è fortuna. No, sai, credo che tutto accada per un motivo. Certo. Davvero? E posso dimostrartelo. Vedi, quest'inverno è stato particolarmente duro. Qualche settimana fa ho mandato un po' di uomini in città per cercare del cibo. Ne sono tornati pochi. Han detto che gli altri erano stati massacrati da un pazzo assassino. E senti questa, quel pazzo sembra vaghi con una ragazzina. Vedi? Tutto accade per un motivo. No, non agitarti. Non è colpa tua. Sei una ragazzina. James, giù la pistola. Col cazzo, David. Non la lascio andare. Abbassa la pistola. Dalle le medicine. Sai che agli altri non piacerà. Sì, ma non è un problema tuo. Levati dalle palle. Non sopravviverai a lungo. Io posso proteggerti. No, grazie. Andiamo via da qui. Forza. Dai. Marco. Joel. Non sono riuscita a prendere molto cibo. Ma ho preso questa. Sposta il braccio.